Ciao a tutti, oggi andremo a vedere come si monta le chiusure a girello. Prima di iniziare a farvi vedere come faccio a montare le chiusure, parliamo un po' della padella fai da te. Allora, vi faccio vedere un po' dei materiali che utilizzo. Questo è un tipo di pelle, vera pelle. Ci sono vari tipi, questo è un pezzo di questo che già avevo tagliato. Tempo ho utilizzato pure questo per realizzare una borsa. Questo è un altro tipo di pelle. Vedete, sono tutti pelle belle per poter realizzare la padella. Potete anche utilizzare la stoffa. Questo l'ho realizzato con il sughero laminato in oro. Vedete, questo è un altro tipo di chiusura a cuore. Altri materiali che servono per realizzare la padella sono la salpa, che è un cuoio rigenerato. Lo utilizzo per rinforzare la pelle, per dare sostegno. Ci sono alcune pelle che sono doppie, che non sono morbide di questo tipo, si possono anche utilizzare doppie, cioè incollare in questa maniera doppia e poi realizzare la padella mettendo la colla qui e incollarlo quando la pelle è doppia. Ma quando è sottile tipo così, la rinforzo con la salpa per dare sostegno. E di qua, da questo lato, si può mettere di nuovo la pelle uguale o l'alternativa, come ho fatto qui. Ho messo la pelle scamoscio per cambiare. Di questo qua abbiamo delle diverse misure, quindi da 2 mm ci sono 3 mm, quindi a secondo cosa devi fare, quello più doppio lo utilizzo per il fondo per le borse, quello più sottile lo utilizzo per la padella. Detto questo, vi faccio vedere varie chiusure che ci sono, che hanno anche l'apertura un po' diversa. Questo è tutto ad intreccio, ognuno porta delle vitini per poter montare alla padella. Questo con i bambù, questo è quello che dobbiamo montare in questa padella. Questo qua è un altro tipo, però non ha le vitine, c'ha le alette, che è più facile a montarli. Questo è un altro tipo che è più piccolo, ha anche le vitine, qui ne ha due. Ognuno porta di questo qui per poter chiudere la seconda parte della chiusura a girello. Quando lo andiamo a applicare alla borsa, iniziamo. Quando noi scegliamo le chiusure, dobbiamo scegliere le chiusure secondo le dimensioni. Se sono piccoli, sono adatte alle padelle un po' più piccoli. Se sono medie, dobbiamo scegliere le chiusure che vanno, che si adattano alla padella che stiamo realizzando. Hanno delle varie forme, ognuno sceglie quello che vuole. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare quando prendiamo le nostre chiusure e prendere questo con questo qua, andiamo a svitare le viti. Prendiamo questo qua, lo misuriamo
misura 5, quasi 5 centimetri, quindi dobbiamo tenere conto del centro, la stessa cosa che andremo a fare qui. Misuriamo. E abbiamo 22 centimetri, quindi centro è qui. Il centro è qui. Prendiamo questo, posizioniamo dove abbiamo messo il segnale, facendo attenzione che si compaccia. Per maggiore sicurezza rimisuriamo 9, e 9. Non ci resta che prendere una matita o qualcosa a nostra disposizione e tracciare qui all'interno, perché noi andremo a ritagliare quello. Dobbiamo fare anche l'attenzione per prendere il disegno di questi buchini dove noi andremo a mettere le vitine dopo. Premo un po', con questo andrò a ritagliare questo buco. Continuiamo. Dopo aver tagliato il buco, facciamo il buco nei 4 buchi disponibili per poter mettere le vitine. Adesso andrò a inserire la chiusura, giriamo, facciamo attenzione di inserirla bene, ok? Prendiamo questo e lo sistemiamo e adesso andiamo a avvitare i viti. Con questo andiamo a avvitare. La stessa cosa che faremo qui. Dobbiamo andare a inserire i vitini in tutti e 4 buchi. Ecco, la nostra chiusura è pronta. Facciamo finta come fosse, dobbiamo andare a montare nella parte della borsa. Inseriamo così. E con questo andiamo a bloccarlo sotto in questa maniera e poi chiudere. Inseriamo e ribattiamo la chiusura. Questa è la nostra chiusura.
con questo perforatore andrò poi a fare dei buchi per poter cucire la padella alla borsa. Se non avete questo, potete usare questo con il martello. Ci sono due tipi che hanno dei vari misure per poter utilizzarle. Si smonta e si inserisce, si cambia la misura desiderata. Spero che il video vi piaccia e che sia utile per chi ha bisogno di realizzare la padella fai da te. Ciao, al prossimo video.